Ciao ragazzi, oggi faccio questo video perché voglio aiutarvi a risolvere il problema del disco fisso al 100%, che è un problema noto soprattutto sui portatili con Windows 8, 8.1 e Windows 10. Ovviamente non è detto che abbiate comunque la sicurezza di risolvere al 100% questo problema con la mia guida, però con una buona probabilità, quindi 90-95%, comunque risolverete il problema. Ovviamente prima di farvi questa guida ho testato personalmente l'esito su circa 6-7 portatili e devo dirvi che quindi su 5 portatili ci sono riuscito senza problemi. Ovviamente io vi darò degli step da seguire e quando ovviamente avete risolto il problema vi fermate senza comunque andare oltre. La prima cosa da fare quindi è andare su Start, digitare Servizi, la stessa cosa potete farlo su Windows 8, quindi si aprirà la metro e digitate automaticamente Servizi e vi apparirà il servizio Servizi App Desktop. Ovviamente è una funzione di cui potete accedere anche al pannello di controllo, però scrivendo Servizi nella ricerca è davvero facile, è intuitivo. La prima cosa da fare è disabilitare il servizio di trasferimento intelligente. Allora, vediamo se riesco a trovarlo. Non lo trovo mai. Servizio trasferimento intelligente. Infatti, questo trasferisce i file in background utilizzando la larghezza di banda inattiva. Questo quindi può essere un problema e vi consiglio di disabilitarlo in questo modo. Tasto destro, proprietà, disabilita, applica, ok, dopodiché riavviate. Se avete risolto il problema, quindi vi consiglio di fermarvi qui, altrimenti dovete disattivare anche Windows Search. In pratica questo ci permette di disabilitare l'indicizzazione del contenuto, quindi diciamo perderemo la velocità quando andiamo a digitare sul tasto di ricerca, quindi sulla ricerca per trovare programmi o file. Ovviamente è sconsigliato, è da fare comunque come ultima chance, è sconsigliato farlo perché comunque si perde l'indicizzazione dei file e ci vorrà più tempo per cercarli. Però se non riuscite a risolvere il problema, purtroppo è meglio disabilitare questa funzione. Quindi andate sempre su proprietà, disabilitato, e riavviate e riprovate nuovamente. Come ultima spiaggia, ci tocca quindi aprire il Regedit, il registro di sistema. Basterà quindi scrivere Regedit e andare, diciamo, nella cartella, nella directory Local Machine System Control Session Manager Memory Management Prefetch Parameters e cliccare con il tasto destro su Enable Prefetcher, quindi tasto destro modifica. Quindi qui andremo a modificare il valore impostandolo a 0 per disattivarlo. Ovviamente 1, 2 e 3 sono parametri per comunque tenerlo attivo. Il 3 è quello di default, poi c'è quello normale 1 e 2. Ora non ricordo come precisamente, però il vostro intento è quello di disattivarlo, quindi premere su 0, premere su ok e dopodiché riavviare il computer. Fatemi sapere se avete ovviamente risolto il problema e vi consiglio inoltre di lasciare un commento se purtroppo il problema persiste. Questo è un modo soprattutto per aiutarvi e magari aiutare anche gli altri utenti. Ci vediamo quindi al prossimo video e un saluto a tutti.